Vai. Buongiorno amici di Déjà Vu e benvenuti. Siamo nella prima intervista dopo le vacanze, quindi siamo carichissimi e siamo con Chiara Crystal. Ciao Chiara, benvenuta Ciao, ciao, buongiorno. nel nostro salotto. Allora, io parto subito quando mi incuriosiscono i nomi dal tuo nome. Come mai Chiara Crystal? Eh sì, è una domanda che in realtà mi fanno spesso, però alla fine ci sta perché è comunque un nome d'arte. Allora, il mio nome è Chiara. Crystal, l'ho scelto perché in realtà cercavo proprio un nome d'arte, un pochino perché non mi piace il mio cognome in realtà. Molti lo fanno per questo motivo. Sì. Però insomma, l'ho scelto non per caso. C'è stato un piccolo avvenimento che mi ha portato a, insomma, a sceglierlo. Ed è questo. Qualche anno fa ero con mia madre, a casa, insomma, e stavamo guardando un talent. E c'erano dei ragazzi che avevano appunto un nome d'arte. E ad un certo punto mia madre fa: "Perché non scegli anche tu un nome d'arte?" E io in effetti ci stavo pensando, ho detto: "Vabbè, dammi una mano tu, insomma." E alla fine lei ha guardato un vaso che poi era in vetro, non era di cristallo, però ha detto: "Dato che ti sei un pochino freddo ogni tanto, no? Perché do delle risposte un pochino scazzate a volte, dato che tu sei fredda come questo vaso di cristallo, chiamati Chiara Cristallo." Però stava scherzando. Io invece in realtà ho preso seriamente questa cosa e ho detto: "Vabbè, cristallo no, però Chiara Cristal sì." Ci sta, E infatti, è molto bello. quindi Penso che invece io non ho pensato alla durezza, ma un concetto invece di limpidezza, l'idea di in questa. realtà sì, poi dopo comunque io ci ho associato quel concetto lì perché alla fine sono una persona abbastanza chiara e limpida, appunto. Quindi ho anche pensato a questa cosa qui, però il fatto di utilizzare due nomi, quindi Chiara e Crystal, l'ho fatto anche perché magari nell'ambiente quotidiano sono un pochino più sulle mie, più tranquilla. Poi quando devo comunque fare musica e devo, insomma, parlare di me, mostrarmi, sono diversa. E quindi questa sorta di bipolarismo volevo anche, diciamo, Evidenziarlo. portarla, evidenziarla sì nel nome. Assolutamente. E veniamo a parlare invece del tuo nuovo brano, no? Che Sì. si chiama Silene. Esatto, Silene, sì. Ho scoperto anche, se sei una ragazza dalle scoperte, non conoscevo, devo dire, questa pianta, questa. Raccontaci un po' come mai sei arrivata, sei un'appassionata di questo mondo botanico? Allora, in realtà no, non sono un'appassionata. Mi piacciono le piante, in realtà mi piace osservare, quella è insomma, la parola giusta. Mi piace osservare tutto quello che mi circonda e ci sono arrivata un pochino proprio tramite l'osservazione, perché di recente ho vissuto un periodo un pochino buio dove, diciamo, magari tendevo a non osservare più nulla e quindi neanche le cose belle. E poi confrontandomi con una persona, mi ha consigliato, ecco, anche perché io scrivo, di riprendere un pochino, come facevo quando ero un pochino più piccolina, ad osservare le cose che mi circondano. E da lì ho iniziato a fare questo lavoro. E il ritornello di Silene l'avevo già scritto, ma non era Silene, era Selene, la divinità. C'era questo ritornello e un giorno sono andata in un posto che era comunque pieno di alberi, di piante, di fiorellini e c'erano quei fiorellini comuni che non sono la pianta Silene, che ci sono un pochino dappertutto e mi è venuto in mente questo concetto di come fossero belli anche se nascessero un pochino nel nulla, insomma. Alcuni erano proprio carini, però sono quei fiorellini, diciamo, tra virgolette, insignificanti che tu li guardi e dici: "Sì, vabbè, questa è Certo. un'erbaccia, quindi non serve a nulla." Da lì poi, qualche giorno dopo, ho ripreso la canzone, che era appunto Selene, e
facendo delle ricerche ho trovato che c'era questa pianta silene. Mi sono ricordata di quell'evento e quindi ho creato un brano proprio su questo argomento, concetto. Però poi hai collegato ad un altro argomento molto importante, esatto. Quello della diversità. Una diversità sì. Vissuta in maniera ampia. Sì, 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 sì. Proprio partendo da questo, da quello che ti dicevo, dal fatto di magari nascere un pochino dal nulla, ma non, dal nulla inteso non solo a livello proprio generale e filosofico, ma anche proprio in posti nella realtà, anche in posti un pochino più, diciamo, periferici. Esatto. E quindi sentirsi un pochino, insomma, senza possibilità e anche un pochino più bruttini rispetto a chi magari vive in una città che gli offre più possibilità e quindi riesce ad emergere. Però non è solo quello. La diversità, appunto, l'ho intesa in generale, anche magari, lo dico anche nel testo, per chi si sente diverso anche nella propria, appunto, sessualità e, insomma, in generale, appunto, certo, proprio perché certo. Stiamo vivendo questo periodo in cui, insomma, si combatte anche per questo e volevo anche dire la mia. Perché stiamo arrivando in un momento in cui tutto fa diversità, sì. Purtroppo. Esatto. Quando scrivi, quanto sì. C'è di te nel tuo scrivere? Calcola che molte canzoni sono autobiografiche, anche Silene lo è alla fine, certo. Perché io non vivo in un... o meglio, non sono cresciuta e nata in un posto che comunque poteva fin da subito offrirmi qualcosa. Tutto quello che ho adesso ho dovuto comunque, diciamo, guadagnarmelo e crearmelo. E ci sono ancora tante cose più importanti che mi sto creando, appunto. E quindi alla fine parte tutto da lì, da quello che ho io dentro, e poi cerco comunque di generalizzarlo un pochino, perché alla fine l'obiettivo è quello di comunicare agli altri e quindi di lasciare qualcosa a loro che può essere presa e fatta propria, e quindi nulla, parte da quando, me. E quando hai scoperto che era la musica il tuo canale giusto per comunicare? La musica, la scrittura? Sì. Allora, in realtà da piccolina ero molto timida, quindi introversa, anche ora lo sono. Però fin da piccola avevo questa mania di, insomma, di scrivere, appuntarmi tutto quello che mi passava per la testa, anche se erano tipo paroline stupide perché ero una bambina. Certo. Però in realtà c'è stato un evento che mi ha fatto capire, tra virgolette, che avrei comunque voluto fare questo, e, o meglio, almeno che avrei voluto stare su un palco, che mi piaceva quella roba lì. Ed è un evento che è accaduto quando avevo 9-10 anni, adesso non ricordo bene, ed era una recita scolastica alla fine, niente di che. Mi chiesero di cantare una strofa di un brano, neanche tutto il brano, e io non volevo farlo, però poi mi convinsi e successe che proprio nel momento in cui io stavo cantando questa strofa sul palchetto, che era poi il palchetto della scuola, successe che in quel momento provai proprio un'emozione forte e... proprio sul fatto di stare sul palco mi sentivo appunto io lì da sola, che stavo proprio lì davanti al pubblico che mi ascoltava. Infatti mi ricordo che mi venne la pelle d'oca per questa cosa. E quindi hai capito che lì qualcosa era cambiato. Sì, 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 che appunto quella cosa lì mi piaceva tanto e potevo comunque farci qualcosa, anche se poi per diversi anni non ho fatto nulla, appunto perché ero molto introversa. Però sempre ricordandomi di questa cosa, poi ho deciso di portarla avanti. Certo. E adesso, parlando invece, abbiamo parlato del passato, parlando del futuro, cosa c'è nel futuro di Chiara Crystal? Nel futuro ci sono tanti, tanti, tanti sogni, anche perché sono una che viaggia un po' con l'immaginazione, e da una parte non fa male questa cosa, perché nella vita sono abbastanza, non dico negativa, però un pochino pessimista lo sono,
Però poi quando si tratta di musica e di tutto quello che mi piace fare, lì divento molto positiva e sognatrice, quindi questa cosa mi aiuta perché paradossalmente molte cose che ho fatto le avevo già immaginate e quindi certo. Spero magari di realizzare anche qualcosa di più importante, come magari, che ne so, un palco di Sanremo, un'esperienza un pochino più grande. Sì, ci stiamo lavorando. Bene. Allora, io te lo auguro, ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata che verrà inserita in un articolo del nostro blog Déjà Vu. Quindi grazie a te, davvero. Le dita per un prossimo Sanremo Giovani o comunque per importanti iniziative per la tua carriera. Certo. E noi ti seguiremo sempre comunque. Grazie davvero, grazie mille. Ciao. Ciao.